Il relatore sta arrivando perché a Bari il tempo era pessimo e l'aereo ha avuto mezz'ora di ritardo nell'atterraggio. Quindi le 5 e un quarto diventano le 6 meno un quarto. Ma non buttiamo via del tutto il tempo che abbiamo, cioè quello che io dovevo dire in introduzione, la dico ora così appena arriva il relatore ci facciamo la preghiera comunitaria e cominciamo i lavori. Dunque, voi sapete che l'intento della consulta, avete avuto il foglietto, avete visto gli inviti, eccetera, non è assolutamente quello di indirizzare la gente in un senso o nell'altro. Decidere sì o no appartiene alla libera coscienza di ciascuno. Noi come consulta diocesana del laicato abbiamo inteso dare un'opportunità di capirci qualcosa di più. E perché è nata questa esigenza? È nata sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto con il referendum di aprile, quello cosiddetto sulle trivelle. Ci siamo arrivati sotto sotto, io stesso ho partecipato anche ad un incontro che doveva essere chiarificatore, ma non della consulta nella mia parrocchia. In realtà, sentendo poi anche tante altre persone, gran parte ci è arrivata senza aver capito molto di quello che veniva chiesto. Eppure dietro c'era stato anche chi aveva partecipato al convegno di Viggiano dove questo problema era stato affrontato e dibattuto, chi aveva sentito qui un po' Simona Loperte, no? Se vi ricordate il nostro seminario Custodi del Creato, Responsabili dell'Umano, dove era entrata in parte anche in questo. Oggi, a mio avviso, e ad avviso anche della presidenza della consulta, la situazione è un poco più complicata, perché non si tratta solo di capire il quesito referendario, che tutto sommato nella sua formulazione è chiaro, al di là dell'ultima parte che dice riforma del titolo quinto, parte seconda della Costituzione, che se uno non conosce il titolo quinto della Costituzione resta lì e dice che vorrà dire. Le altre parti come quesito sono chiare, solo che dietro c'è il problema di capire, cambiare oggi la Costituzione a quale esigenza risponde e si può dare una risposta positiva a questa esigenza senza stravolgere troppo la Carta Costituzionale? Cioè, a cosa dobbiamo rispondere per innovare, per cambiare? Cosa sta succedendo? Ecco, abbiamo scelto due relatori, abbiamo scelto, avevamo una rosa di nomi, ma non tutti erano disponibili. Fra quelli che erano disponibili abbiamo individuato due nominativi di persone che, per quello che abbiamo letto dei loro scritti, per come li abbiamo visti in dibattiti televisivi e per quello che abbiamo sentito, si sono sempre presentati come persone moderate, pur appartenendo ciascuno ad uno schieramento, cioè pur propendendo personalmente uno per il sì e uno per il no. Ma non hanno mai usato quei toni gridati, un po' manichei, per cui se al referendum si vota no succede una catastrofe, se al referendum si vota sì comincia un'era felice e perfetta. Non siamo in questi termini, oppure al contrario, se si vota sì comincia un'epoca di dittatura, tutti in mano al governo, se si vota no saremo liberi, contenti. Non hanno mai usato questi toni. Sono due persone che ancora prima che cominciasse proprio la campagna più forte, più focosa, avevano già scritto dei documenti. Io ve li ho citati lì nella quarta di copertina di questo The Pliant, e sono entrambi scritti proprio sotto il segno della moderazione. Quindi questo ci dovrebbe dare una certa garanzia di poter raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, cioè quelli di una buona informazione che consenta poi a ciascuno di decidere in coscienza, sapendo e usando quel discernimento che sta diventando il filo rosso del nostro anno pastorale.
sotto quell'insegna. Ci auguriamo proprio che la cosa possa procedere in questi termini. I due che abbiamo invitato sono entrambi costituzionalisti, nel senso proprio che si sono occupati, uno più a lungo anche per via dell'età, un altro più brevemente perché più giovane, di problemi proprio di diritto costituzionale. Il professore che arriva stasera, cioè Giovanni Guzzetta, è anche docente di diritto costituzionale, oltre che presidente del Comitato per il Sì, garante per la Repubblica di San Marino di alcune cose, e ha pubblicato recentemente un testo con la rubettino Italia sì, cambia, dove espone appunto le ragioni per cui lui personalmente propende per il sì. Il professore che verrà il 18 novembre, Sergio Lariccia, è emerito di diritto all'Università La Sapienza, adesso ho cambiato il logo, Sapienza Università di Roma, noi siamo abituati a dire Università La Sapienza, vabbè, comunque sempre quella è, e ha scritto dal 1955 ad oggi tanta di quella roba che è stata raccolta in 5 tomi, e moltissimi di quegli scritti vanno su diritto canonico e diritto costituzionale. Quindi dovrebbero essere due persone che appunto riescono a darci un'intonazione di carattere abbastanza positiva. Quale può essere il mio suggerimento, al di là di quello che Guzzetta ci dirà questa sera? Quello di documentarsi personalmente su che cosa viene modificato del testo della nostra Costituzione o che cosa la legge che viene sottoposta al referendum chiede di modificare. C'è uno strumento che personalmente ho trovato buono ed è una pubblicazione curata dall'Ufficio Studi della Camera. L'ho trovata buona perché fa un servizio semplice ma molto positivo, cioè mette il testo a fronte degli articoli attuali della Costituzione e di come questi articoli vengono modificati in questa proposta di legge. Di modo che, se non altro, questo è su internet, si scarica, si legge, si guarda, basta che si va sul sito della Camera e si trova con molta facilità, si digita testo a fronte e la cosa salta fuori abbastanza rapidamente. Perché dico questo e invito a, se non su questo strumento, su un altro, a pigliarsi la Gazzetta Ufficiale, a leggere la proposta di riforma, solo che leggendo solo la legge che propone la riforma, è difficile poi ricordarsi quello che c'è. Cioè il testo della Costituzione non è qualcosa che mastichiamo tutti i giorni, non, ecco, sinceramente, insomma. Possiamo raccontarci tutte le favole che vogliamo, ma non è che mangiamo pane e Costituzione. Per cui averlo così a fronte può essere veramente un fatto positivo. Ripeto, ognuno può cercarsi gli strumenti che ritiene. L'importante è, sempre a mio avviso, che alla base ci sia la conoscenza, cioè che non si arrivi con l'improvvisazione. Anche perché, essendo questo un referendum di questo tipo proprio, il ni non ha senso. Uno può decidere sì, può decidere no, ma dire non mi importa, non ci vado, non è roba che mi interessa, significa non contribuire ad avere il testo costituzionale che si desidera. Significa doversi poi sorbire quello che verrà fuori e che sarà deciso da altri. Io credo che come cittadini abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di far sentire come la pensiamo. Di farla sentire però, ripeto, sulla scorta di una informazione non faziosa e di una coscienza formata, ecco, perché sinceramente, almeno su di me, l'effetto che stanno facendo i dibattiti massmediali che quasi quotidianamente ci sorbiamo è l'idea di qualche cosa che ha spostato completamente il dibattito
dal contenuto, dal merito di quello su cui dovremmo andare a dire sì e no, ad altre cose. Cioè, il discorso che si fa, votiamo no così Renzi se ne va a casa, o votiamo sì così sosteniamo l'attuale governo, sono due posizioni che hanno poco a che vedere con la razionalità. Sono posizioni di pancia, diventano sempre più accese a mano che ci avviciniamo alla data del referendum. Vorremmo cercare di muoverci un poco più razionalmente e ripeto, professore, buonasera. benvenuto. Ecco, io ho approfittato del periodo di Scusate, ritardo. ma Eh sì, lo sappiamo. E ha volato veramente la persona che è venuta a prenderlo perché. sì, ero in ottima compagnia, in ottime mani. Perfetto. Ecco, quindi io ci ho tenuto a sottolineare che sia lei che il professor Lariccia, due persone notoriamente moderate nei toni, ed è quello di cui noi abbiamo bisogno proprio per cercare di capire. A lei avevo mandato quelle brevi Sì, note, per cui non c'è bisogno che faccia un riepilogo di quello che ho detto finora, e quindi credo che con l'arrivo del professor Guzzetta possiamo aprire i nostri lavori. Prego, si accomodi. Ecco, una cosa sola non ho detta di lui mentre dicevo tutte le cose, cioè che ha anche una conoscenza diretta e viva di che cosa significano le aggregazioni laicali, perché è stato anche per alcuni anni presidente della FUCI, e quindi nazionale della FUCI, quindi diciamo che abbiamo una persona che. Ecco, anche dal punto di vista particolare da cui vogliamo porci noi, ci può dare sicuramente un aiuto. Don Gianluca Bellusci, vicario episcopale per la pastorale, ci darà un saluto, una breve, anche a nome dell'Vescovo, presenza. Un grazie alla Consulta diocesana del laicato per questo servizio che offre a ciascuno di noi, al di là dell'appartenenza ecclesiale. Un servizio alla verità, un servizio al discernimento. Questa parola chiave che deve attraversare in modo particolare noi della diocesi di Tursi Lagonegro, chiamati in quest'anno in modo particolare a fare questo esercizio profondo nella complessità che viviamo. Un grazie per questo servizio alla verità, anche per questa emergenza ed urgenza che, a cui ciascuno di noi, da cittadino e da credente, dovrà rispondere. E faccio mie le parole che Cardinal Bagnasco, nella prolusione CEI del settembre scorso, ha rivolto a tutti noi, a tutti i credenti. Il Paese è atteso per un importante appuntamento, il referendum costituzionale. Come sempre, quando i cittadini sono chiamati ad esprimersi, esercitando la propria sovranità, il nostro invito è di informarsi personalmente, al fine di avere chiari tutti gli elementi di giudizio circa la posta in gioco e le sue durature conseguenze. Proprio a questo intento che il servizio oggi della Consulta dei laici risponde. E noi veramente con gratitudine a tutta l'equipe formativa, dalla Anna Maria, nostra presidente, a Don Salvatore, l'assistente diocesano, e a tutti i membri dei gruppi, dei movimenti, delle associazioni che compongono, animano la vita della Consulta, il grazie del Vescovo e il grazie di tutta la diocesi. E questa esperienza, al di là dei contenuti importantissimi, degli autorevolissimi relatori, è formativa di per sé. È formativa di per sé. Ci indica una sensibilità, un metodo e ci dà anche un'immagine e una declinazione di quella Chiesa in uscita che in questi giorni, in questi anni, dobbiamo sempre più abbracciare e fare nostra. Buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Don Gianluca, e la parola al
professore per un saluto da parte dell'assessore di Scarcia. Buonasera a tutti, buonasera professore, buonasera a nome dell'amministrazione che è con noi di rappresentare. Beh, è chiaro che mi fa un parto dalla frase che riscontro su questo volantino, ovvero abbassare i toni e alzare il discernimento, perché è necessario capire fino in fondo di che cosa parliamo. In questi ultimi anni abbiamo assistito a cosa? Ad una politica basata non sui contenuti, ma sul tifo. E di questo ne dovremmo fare mia colpa. Non abbiamo mai fatto una selezione su quelli che erano gli argomenti, ma di volta in volta ci siamo fatti trascinare come tifosi all'interno di uno stadio. Beh, la Costituzione non può essere tutto questo. La riforma costituzionale che siamo chiamati a votare non può essere un esercizio di tifo, deve essere un esercizio di consapevolezza, deve essere un esercizio attraverso il quale, in modo razionale, ognuno di noi, da buon cittadino e rispettoso delle istituzioni, prende una decisione e dall'altra parte questa decisione deve essere rispettata. Quindi è giusto il fatto di dire abbassiamo i toni, rispettiamo le idee diverse rispetto a quelle nostre e al tempo stesso queste idee poi le dovremo sintetizzare nel momento in cui da una parte o dall'altra, perché questo è un referendum dove non è necessario il raggiungimento di un quorum, basta che vadano a votare anche le sole persone presenti in questa stanza e il referendum ha vita, esplica i suoi effetti. Io conosco le posizioni del professore perché ho letto brevemente la nota che è qui riportata su questo volantino, però qualche riflessione un po' più specifica io la vorrei fare. È chiaro che siamo in un momento storico dove regna che cosa? Populismo, la frase d'effetto, dove diamo molta enfasi a cosa? La comunicazione pura. Molte volte questa comunicazione poi non risponde ai contenuti, però intanto noi siamo dei consumatori e come tali veniamo trattati da chi sta dall'altra parte. Quindi molte volte si colloquia per spot, con frasi brevi, si colloquia non con un ragionamento articolato, come in questo caso, come meriterebbe la riforma costituzionale, ma si ragiona per spot, perché lo spot arriva in modo più immediato. Beh, io sono invece dell'avviso che in questo momento storico, nonostante queste forti spinte populiste, è necessario rimettere al centro cosa? La politica, quella parola bistrattata che ormai assume anche un senso negativo nella nostra quotidianità. Quindi usciamo da questa crisi, non solo economica ma soprattutto sociale, rimettendo al centro cosa? Le persone. E rimettendo al centro le persone rimettiamo al centro la politica, perché la politica è un qualcosa di splendido, è l'unico strumento attraverso il quale una società, una comunità può crescere, evolve. E quindi è necessario che si riappropri questo senso di appartenenza, che le comunità riscoprano questo aspetto e quindi farlo attraverso cosa? La partecipazione. E quando si analizzano il giorno dopo delle votazioni i dati dove circa il 50% delle persone abdicano a questo loro diritto, dovere, è chiaro che qualcosa non va ed è una riflessione che dovremmo fare tutti quanti insieme. Allora cercherò di non scendere in una mia riflessione e sulle posizioni che ho io sulla questione, pur avendole ben chiare, perché voglio rispettare chi sta dall'altra parte.
Mi preme dire alcuni concetti chiave. Oggi è necessario andare su strade non percorse. Ognuno di noi si deve spogliare di quelli che sono reconditi pensieri e cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Tradotto, è necessario che gli elettori acquisiscano il loro diritto a scegliersi la loro classe dirigente. Non esiste una riforma di destra, non esiste una riforma di sinistra, ma esistono le buone norme e le cattive norme. E questo deve essere un concetto fondamentale. Noi attraverso l'articolo 1 della Costituzione dobbiamo riacquisire quello che è la nostra sovranità popolare, quella che ci è stata estirpata attraverso lo strumento di voto denominato Porcellum, che non ci ha permesso per decenni di esprimere i nostri candidati, i nostri rappresentanti, la nostra classe dirigente. E tutto questo oggi si riverbera in modo fortissimo su quello che è l'attuale situazione della nostra Italia. Questo credo che è un concetto imprescindibile da cui dobbiamo partire, a prescindere da quella che può essere la nostra idea sul referendum costituzionale. Ma è necessario che la sovranità popolare, attraverso l'esercizio del voto, ed un esercizio di voto che pensi attraverso l'individuazione e poi l'elezione del candidato, deve essere un diritto che dobbiamo riacquisire. Assessore, mi scusi, non voglio... Sì, ho finito. No, grazie. Ho, vado. Abbia pazienza, non è una mancanza di cortesia. No, e quindi io rivendico questo diritto di scelta. La riforma costituzionale, ripeto, ci sta qui il professore che scenderà nei dettagli, però alcune domande io gliele pongo già in modo tale che poi magari troveranno risposta nella sua articolazione e nella sua articolazione espositiva. Punto primo, si parla di una riduzione di costi. La Ragioneria di Stato li attesta a circa 48 milioni di euro. Possiamo sacrificare 48 milioni di euro a fronte di una riduzione della nostra libertà di voto e di scelta in termini di rappresentanti? Punto 2. Si parla di un superamento del bicameralismo perfetto. Eppure ci sono 22 materie che rimangono sul Senato, cioè nel senso che anche il Senato può entrare in queste 22 materie. E in ogni caso un terzo dei senatori può decidere di riprendere la legge ordinaria che era passata un punto precedente alla Camera stessa. Ancora, sulla questione della partecipazione, se è necessario mettere al centro la gente, il popolo, come mai aumentiamo il numero di firme da 50 a 150.000 firme? Non andiamo a comprimere questo diritto? E infine, sulla questione del referendum propositivo, l'innalzamento a 800.000 firme, anche questo non riduce quella partecipazione, quel diritto alla partecipazione? Ecco, queste sono alcune domande che io pongo al professore e che spero che attraverso la sua relazione riusciamo ad avere delle risposte esaudienti in modo tale da farci in modo consapevole una idea. Grazie. La ringrazio. Nel nome di tutta la consulta. E adesso vediamo, forse quello funziona meglio. Questo è che ci crea qualche difficoltà. Ecco, diciamo di nuovo benvenuto al professore. Lo ringraziamo per aver accettato di essere qui con noi e vediamo di entrare nei lavori. Ecco, io direi, se possibile, prima di entrare nei singoli punti che sono stati posti in modo molto, molto chiaro e preciso, se riusciamo ad avere un po' un quadro complessivo, cioè una risposta a una domanda di carattere molto generale, cioè è veramente questo il momento storico che chiede la necessità di un cambiamento oppure no? E se lo chiede, come ci possiamo rispondere senza stravolgere il testo della Costituzione? E poi incaselliamo
i singoli quesiti. Grazie. Grazie a voi, io vi ringrazio molto per l'invito, sono molto contento di essere venuto in questa città che non conoscevo. Io sono, come si dice, uomo del sud, nel senso che sono siciliano. Mi è capitato centinaia di volte nella vita di passare da queste parti andando verso giù, più raramente di fermarmi, perché quando uno parte per arrivare giù, ogni volta che si ferma perde un tempo che è prezioso, perché la distanza è grande. E vi ringrazio anche per il modo in cui io in questo periodo ricevo tantissimi inviti, e come voi potete immaginare ho dovuto fare delle scelte, perché non ho il dono dell'ubiquità e tutto sommato non ci tengo nemmeno ad averlo. E però quando mi è arrivato l'invito da parte vostra ho colto qualcosa di particolare che non è frequente, cioè il desiderio di appunto un incontro all'insegna del confronto non urlato, in cui cercassimo di veramente insieme di capire di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando. E questa impressione mi è stata confermata adesso arrivando. Iniziare con un momento di preghiera secondo me colloca nella giusta dimensione quello che stiamo facendo, e cioè non dobbiamo dimenticare quello che dice il Salmo: ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato. Cioè noi ci stiamo affrontando un tema importante, però bisogna anche relativizzare le cose rispetto, insomma, alle cose più grandi e più importanti, no? Quindi un approccio, ecco, l'isteria in questa materia è proprio fuori da qualsiasi giustificazione. Ciò non toglie che è un momento molto importante. È un momento molto importante ed è un momento di grande responsabilità. Cioè, il 4 dicembre noi siamo chiamati a prendere in mano proprio molto concretamente il nostro destino. C'è qualcuno che ogni tanto, quando io vado in giro, mi dice: ma perché questa decisione così complicata, questa riforma così importante, la debbono decidere i cittadini che spesso non conoscono la materia, eccetera. E questa è la scommessa della democrazia. La democrazia è proprio questa. È la scommessa che le decisioni più importanti e anche più complesse debbano essere prese dai cittadini, e che tutti i cittadini, siano essi professori universitari della materia specifica, cioè diritto costituzionale, o cittadini che fanno altro, hanno esattamente lo stesso potere. Il mio voto conterà come quello di chiunque altro. E questo ci dà una grande responsabilità, perché dobbiamo impegnarci per votare consapevolmente. Ma non possiamo eludere questo passaggio. La risposta non può essere un tema troppo complesso perché me ne occupi io, perché stiamo rifiutando l'idea stessa che è alla base della nostra coesistenza, cioè l'idea democratica, in cui ciascuno è responsabile, con le proprie capacità, le proprie conoscenze, ma comunque è responsabile. E non ce la possiamo cavare dicendo: no, non me ne voglio occupare perché per me è troppo complicato. Non è una risposta che la democrazia può accettare. E ovviamente la responsabilità di tutti noi in questo momento si concentra su di me, che devo cercare di sintetizzare il frutto di un lavoro che viene molto da lontano. In genere, quando io partecipo a questi incontri, trovo sempre che sia molto utile il momento del dibattito, perché nel momento del dibattito è il momento in cui ci si sintonizza veramente. Io sento
Quindi chi parla sente quali sono le domande, perché sono certo che molti di noi ce le hanno già alcune domande, no? Non viviamo nel vuoto pneumatico, il dibattito ormai è avviato, se ne sente parlare in continuazione, e quindi il dibattito è il momento in cui veramente ci si mette sulla stessa lunghezza d'onda. Per cui cercherò di essere, diciamo, relativamente breve, in modo che poi di poter riprendere alcune cose nella discussione che spero ci sia. Quadro di insieme. Perché queste riforme? Perché oggi? Beh, la risposta semplice è perché questa esigenza di riforme è un'esigenza che ci trasciniamo dietro da tantissimo tempo. Io in questo libro che ho scritto, proprio per cercare di argomentare, perché ovviamente tutto non si può dire in una conferenza, cito una, ma ve lo voglio dire così come battuta iniziale, cito questa intervista di un personaggio pubblico che dice: tutti parlano oggi di riforme nel Parlamento, vi sono proposte, semiproposte, accenni nebulosi di proposte. Due temi stanno più frequentemente all'ordine del giorno: modifiche della composizione del Senato e nuovi sistemi elettorali per la Camera dei Deputati. Voi direte, vabbè, sarà un'intervista presa dai giornali di oggi. Questa è un'intervista che fece Meuccio Ruini, costituente, presidente della commissione che preparò il progetto di Costituzione, nel 1952. Quindi sono passati 64 anni. I temi erano gli stessi. Dopodiché questo processo di dibattito per la riforma delle istituzioni ha proseguito e sono stati fatti un'infinità di tentativi. Commissioni bicamerali, comitati, impegni dei governi, l'atto della fiducia. Negli ultimi 40 anni, io ne ho 37, io ne ho contati 23, di momenti in cui si è detto, vabbè, questa è la volta buona, facciamo le riforme. E quindi sicuramente il tempo è maturo. La domanda di sostanza è: perché già dal 52 si poneva questa esigenza di riforma di istituzioni? Vuol dire che la nostra Costituzione era proprio una schifezza, e già dopo 5 anni, 7 anni bisognava cambiarla. Ovviamente la risposta è no. La Costituzione fu un atto, e se non parliamo un attimo della Costituzione non capiamo, secondo me, dove siamo oggi. La Costituzione fu un atto assunto in un momento storico molto preciso. Vedo che il pubblico qui è adulto, insomma, non è come parlare a mio figlio, che fa lo scienziato, quindi diciamo, devo cominciare con l'ABC ogni volta. Insomma, un pubblico adulto, la Costituzione fu elaborata in un contesto interno ed esterno molto particolare. Il contesto esterno era un contesto nel quale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si delineava quella contrapposizione che ha caratterizzato tutto il periodo storico fino al 1989, no? Cioè, tra Occidente e il blocco sovietico. A livello interno, pur avendo tutti collaborato nella fase di liberazione nazionale, però diciamo, c'erano due grandi gruppi di forze, no? C'era il gruppo delle forze che ruotavano intorno alla Democrazia Cristiana e ai partiti laici, e poi c'era il gruppo di forze che ruotava intorno al Partito Comunista e all'epoca al Partito Socialista, prima della scissione di Palazzo Barberini. E queste due forze, e semplifico molto perché poi tra le forze minori c'erano altri orientamenti, però erano certamente con prospettive molto diverse, ma non sui dettagli, prospettive diverse proprio di sviluppo storico. E quando fu fatta la Costituente, come voi sapete, non c'erano state le elezioni ancora del 48, che furono dopo. E quindi non si sapeva
chi avrebbe vinto. Ma vincere le elezioni del 48 non significava solo decidere chi andava al governo, ma significava decidere in quale campo l'Italia si sarebbe collocata, se nel campo dell'Occidente o nel campo dei satelliti dell'Unione Sovietica. Saremmo diventati come la Jugoslavia o un paese, diciamo così, filo occidentale. E questo tema è un tema fortissimo, quindi i costituenti vivevano questo dramma, perché è un vero e proprio dramma se si leggono gli atti, di dover collaborare perché la Costituzione andava fatta, ma in una situazione di velo di ignoranza, non sapendo che cosa. Quindi le loro scelte sull'organizzazione dello Stato scontavano un'incertezza fortissima. E quindi la scelta fondamentale, ora devo semplificare molto, poi se volete nel dibattito ne parliamo in dettaglio, ma insomma, leggendo gli atti della Costituente io ho un po' cercato di ricostruirla questa fase storica, diciamo, in buona sostanza che cosa si decise? Si decise di costruire delle istituzioni che sopravvivessero alle elezioni del 48. E che vuol dire sopravvivessero alle elezioni del 48? Evitassero che coloro che avrebbero vinto le elezioni potessero, come dire, occupare tutto, potessero sostanzialmente ridurre all'impotenza l'opposizione. E questo si pone sia da una parte che dall'altra. Quindi l'esigenza principale fu costruire delle istituzioni che costringessero, anche dopo le elezioni, le parti a collaborare il più possibile, che impedissero che i governi e le maggioranze che sostenevano quei governi potessero muoversi con libertà a prescindere dalla posizione delle minoranze. Quindi l'idea era quella di frenare e governare i processi di decisione attraverso la collaborazione tra partiti che però avevano prospettive diverse. Quindi, per esempio, alcuni democristiani, non solo, discutevano dell'ipotesi di fare l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e Dossetti ricorda che ci fu un intervento di De Gasperi che disse: stiamo calmi, perché noi facciamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che dà efficienza, che determina, come dire, una scelta chiara da parte del corpo elettorale in una direzione o nell'altra. Ma che succede se il Presidente della Repubblica diventa dell'altra parte? Se diventa Saragat, disse De Gasperi, non possiamo correre questo rischio. Quindi una forma di governo che i costituzionalisti chiamano di tipo debole, cioè in cui, diciamo così, l'efficienza fosse molto imbrigliata per evitare colpi di forza della maggioranza che avesse vinto. In questa logica fu costruita anche il bicameralismo. Che cosa si disse? Di fronte all'opposizione tra i comunisti e i democristiani, i comunisti volevano una sola Camera, perché la loro idea, la loro ideologia, era quella che la democrazia dovesse essere una democrazia assoluta, cioè tutto concentrato nella Camera rappresentativa del popolo. E quindi, conseguentemente, una sola Camera, niente regioni, perché le regioni significava articolare il potere che invece andava tenuto concentrato nel popolo e nel Parlamento, niente Corte Costituzionale che controllasse l'attività del Parlamento, perché la Corte Costituzionale questo fa, controlla le leggi, quindi controlla quello che dice il Parlamento. Giudici non burocrati, ma eletti dai cittadini. Quindi un'idea della democrazia integrale, giacobina diremmo, no? E questo era il modello dell'epoca
Di fronte a questa idea, dall'altra parte c'era l'idea invece dei democristiani e non solo di fare un sistema bicamerale come si conosceva in tutte le democrazie in cui ci fossero delle articolazioni del territorio in governi locali, quindi stati federali, stati regionali. E quindi una camera politica, come la volevano i comunisti, ma accanto ad essa una camera che rappresentasse i territori. Non riuscivano a mettersi d'accordo e il compromesso fu: non diamo ai comunisti una sola camera, quindi ne facciamo due, non diamo ai democristiani una seconda camera differenziata rispetto alla prima, cioè facciamo la seconda camera uguale alla seconda, uguale alla prima. Quindi una situazione di equilibrio, di proprio il compromesso nella forma più lineare. Questo, tra l'altro, era coerente con il modello più generale di un sistema istituzionale frenato, perché ovviamente se tu c'hai due camere, per prendere una decisione c'hai bisogno di mettere d'accordo due centri, no? Quindi è frenante. Infatti la seconda camera si chiama spesso tra i costituzionalisti la camera di riflessione, no? Tu decidi nella prima e però ci ripensi nella seconda e se cambi idea poi ritorni nella prima, o distrugge lo sto microfono. E poi fai la navetta. Quindi il modello della Costituzione del 48 è un modello assolutamente coerente ed è assolutamente appropriato per la gravità della situazione. Cioè, i costituenti parlano frequentemente nella discussione assemblea costituente fuori di rischio di guerra civile. Quindi un paese in cui la conflittualità è così profonda e non riguarda le scelte politiche contingenti, no? Vogliamo costruire l'autostrada o fare o destinare i soldi alle pensioni piuttosto che, ma vogliamo stare in questo mondo o vogliamo stare in quest'altro mondo? In una situazione così conflittuale, quella scelta che privilegiava i freni all'acceleratore dell'efficienza fu una scelta, a mio parere, molto matura, molto equilibrata. Il problema delle riforme si pone nel momento in cui quello scenario cambia radicalmente. Anche perché quel modello molto frenato funzionava grazie al ruolo centrale dei partiti politici. I partiti politici, soprattutto i due più grandi partiti politici, nel contesto di istituzioni deboli e frenate, erano quelli che dovevano e si assumevano la responsabilità di sciogliere tutti i nodi, di accelerare il processo, di trovare gli accordi necessari per poter andare avanti. Quindi partiti forti, contesto istituzionale debole, clima generale in cui decidere a volte deve essere accantonato perché decidere è troppo divisivo. L'opzione di non decidere è un'opzione che ha un valore politico rilevante. E questo contesto storico progressivamente si è andato attenuando. Anche perché la democrazia ha fatto il suo corso, il rischio di guerra civile, cioè di lacerazione definitiva, si è ridotto, l'Italia è cresciuta, abbiamo fatto una scelta precisa nel 48 e lì siamo rimasti, quindi il contesto progressivamente ha reso meno giustificate quelle scelte molto frenanti che furono fatte allora, mentre hanno cominciato a svilupparsi tutta una serie di esigenze che andavano nella direzione opposta, nella direzione dell'efficienza, nella direzione del buon funzionamento, nella direzione della rapidità. E nello stesso tempo i partiti entravano in crisi e quindi non erano più in grado di supplire alla debolezza delle istituzioni. Negli anni 50 un cittadino normalmente pensava che le elezioni servissero a scegliersi il partito e si affidava al suo partito perché poi il partito facesse in Parlamento le scelte che riteneva opportune.
Oggi questa convinzione è molto più minoritaria. La convinzione maggioritaria è che i cittadini, nel momento in cui scelgono le elezioni, non è che danno le carte e poi il gioco se lo fanno gli altri. Vogliono essere determinanti nello scegliere in che direzione andare. Cioè vogliono fare una scelta che non è solo di identità. A me piacciono i rossi e voto i rossi e mi fido ciecamente. No, io voto i rossi, ma voglio che i rossi facciano, mi dicano quello che vogliono fare e li voto perché vogliono fare questo. Quindi è una scelta anche sul governo, non è solo una scelta sulla rappresentanza. O almeno, diciamo, questa opinione è molto più diffusa oggi di tanto tempo fa. E del resto è coerente con quello che succede nel mondo. Quindi il problema delle riforme istituzionali si è posto nel momento in cui ci si è resi conto che quelle scelte fondamentali del 48 diventavano anacronistiche rispetto all'evoluzione. E si sono discusse in un'infinità di soluzioni. In questi 40 anni, con tutti questi tentativi, sono state proposte tutte le cose possibili e immaginabili. Il presidenzialismo, il cancellierato, il premierato forte, il bicameralismo differenziato, il monocameralismo, c'è di tutto, se si può fare un manuale di diritto costituzionale. Si è arrivati poi alla soluzione di oggi. La soluzione di oggi è certamente una delle possibili soluzioni, però è l'unica che c'è. Cioè, in un contesto di grande difficoltà riformatrice, tant'è vero che per 40 anni ci si è provato e non ci si è riuscito, questa è l'unica occasione, insieme a un'altra nel 2005 che è finita però altrettanto, diciamo così, come i tentativi precedenti, male. Questo è il punto di arrivo, è questo che abbiamo. Quindi la nostra domanda oggi, secondo me, da elettori, deve essere quella di dire: ma questa riforma che siamo riusciti a fare e che è certamente frutto di anch'essa di compromessi, così come era frutto di compromessi la Costituzione, questa scelta che siamo riusciti a fare, e poi vediamo chi è riuscito a farla, perché il tema della politicizzazione ovviamente sta nelle retrovie, che siamo riusciti a fare questa riforma migliora, cioè va nella direzione di risolvere o di affrontare quei temi che giustificavano la domanda di riforme da 40 anni a questa parte, oppure no? Questo è il nodo che si gioca per te. Se alla fine di tutte le nostre riflessioni noi riterremo che la situazione che c'è oggi è migliore di quella che verosimilmente si determinerebbe se approvassimo la riforma, ci dobbiamo tenere quello che abbiamo. Se riteniamo che quello che ci offre la riforma, e adesso vediamo che cosa, migliora la situazione, ma anche di poco, perché la scelta è questa, non ci sono terze soluzioni. Certo, uno può dire, vabbè, bocciamo questa qua, ne faremo un'altra. Ovviamente questo è possibile, però dobbiamo essere anche realistici dal punto di vista politico e sapere che l'ultima volta che si è fatto così sono passati 40 anni. Perché raggiungere il compromesso in questa materia è molto difficile. È vero che ci sono state tante riforme, perché viene detto ed è vero, ci sono state tante riforme della Costituzione in questi anni, ma nessuna di queste riforme ha riguardato il cuore della politica, cioè il Parlamento e il governo. Nessuna. Nessuna. Ed è comprensibile perché per toccare il cuore del sistema bisogna che i protagonisti di quel sistema accettino di autoriformarsi. Quindi fare le riforme istituzionali non è facile. Queste riforme, certo, poi se facciamo le riforme sull'abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra è più facile, l'accordo lo troviamo, ma quando si tratta di ridefinire i rapporti di forza nel Parlamento e nel governo, cioè nel cuore del sistema, il compromesso non è per niente facile. Infatti non ci si è riusciti. Quindi ci sono state tante riforme, ma nessuna è stata una riforma che riguardava la ciccia, se mi consentite questa espressione. Quindi attenzione a dire, vabbè, decidiamo con leggerezza per il sì o per il no, tanto poi domani si cambia. No. La storia ci insegna che domani si cambia, può essere anche tra molti anni. E quindi questo ci rende ancora più responsabili nella nostra scelta di adesso, ovviamente.
Che cosa si cambia? Allora, sono tanti gli aspetti che vengono modificati, però prima di che cosa si cambia, di chi è questa riforma? Perché questo è vero che dobbiamo scegliere nel merito, però è anche vero che i cittadini prima di comprare un tappeto vogliono sapere anche chi glielo sta vendendo quel tappeto, soprattutto se non sono degli esperti di tappeti. No. Se io devo andare dal medico voglio sapere chi è il medico, se non sono un esperto del settore. Allora, questa riforma raccoglie in misura quasi totale i risultati della commissione di studi istituita dal ministro Quagliariello sotto il governo Letta, che era formato da giuristi di tutti gli orientamenti, e raccoglie anche diciamo, le risultanze dei dibattiti che sono, appunto, si sono avuti in questi 10 anni, e tiene fuori molte questioni, quindi non affronta molte questioni che sono state molto divisive. Per esempio c'è stato un periodo, voi lo ricorderete, in cui si discuteva molto in Italia di premierato, di presidenzialismo, eccetera. Di questo la riforma non si occupa. Cioè non ci sono delle norme costituzionali che determinano una ricollocazione dei poteri tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, eccetera. Addirittura una cosa che si dava per scontato sempre e che si contestava all'Italia, che il Presidente del Consiglio non può licenziare i suoi ministri, i ministri del suo governo, e questa riforma non lo prevede nemmeno questo. Tanto poco è rafforzata la posizione del Presidente del Consiglio che non può manco licenziarsi i ministri. Quindi questa riforma, diciamo così, ha una pluralità di padri. Addirittura per una certa fase della sua discussione è stata sostenuta da forze politiche che oggi sono contrarie, quindi con un parterre molto più ampio di quello che poi... Certamente, però questo nessuno credo lo possa negare, c'è stato un nucleo più forte, che più o meno fa capo alla maggioranza politica attuale, che alla fine l'ha portata in fondo questo percorso. Però io veramente mi sentirei di dire che gran parte delle scelte sono scelte che precedono questa fase così di riduzione del sostegno. Possiamo discutere nel dibattito perché mi rendo conto che questo è un tema molto diverso. Quindi questa riforma è il frutto di certamente una determinazione politica da parte del governo e della sua maggioranza, ma anche raccoglie molti contributi di un dibattito che è lungo appunto 40 anni. Quali sono gli aspetti qualificanti? Io credo che alla fine di tutto siano due le grandi questioni che affronta la riforma. Una è quella del bicameralismo, l'altra è quella dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Poi c'è l'abolizione del CNEL, ci sono alcune modifiche sull'elezione del Presidente della Repubblica, ne possiamo discutere, ma insomma le due grandi scelte sono queste. E sono delle scelte tra loro collegate, come cercherò di dire. Tanto che io vorrei iniziare dalla seconda, cioè i rapporti tra lo Stato e le regioni. E su questo, 10 minuti ancora, ce li ho? 5? Guardi, per noi, lei ha... Può stare fino a tutta la notte, no, però sono le 6:30, quindi voglio... Ha dei problemi di spostamento. Allora, 5 minuti. Sui rapporti Stato-Regioni. La storia del rapporto tra Stato e Regioni inizia nel 1948, come voi sapete. Costituzione prevede un certo assetto, le regioni fanno fatica a decollare, a un certo punto finalmente negli anni 70 decollano le regioni. Nel 2001, sull'onda di iniziative politiche come quelle della Lega, eccetera, si registra che questo regionalismo non ha, o si ritiene che non abbia funzionato abbastanza, e si ritiene che non abbia funzionato abbastanza perché le regioni non avevano abbastanza competenze. La massa critica del potere regionale era troppo bassa, e quindi nel 2001 si è ritenuto di ampliare l'area delle competenze regionali. Che cosa è successo dal 2001?
due cose sono successe, secondo me. La prima è che, malgrado l'ampliamento delle competenze regionali, le regioni non sono ugualmente riuscite a decollare come soggetti politici, cioè come soggetti in grado di esprimere individualmente una propria indirizzo politico diverso da quello degli altri. La differenziazione identitaria delle regioni, come avviene negli stati federali o negli stati regionali spinti, non si è determinata. Il secondo aspetto che è collegato a questo primo è che dal 2001 ad oggi c'è stato un sistematico intervento della giurisprudenza costituzionale che, per una serie di ragioni, ha di fatto svuotato quell'ampliamento di competenze che era stato attribuito alle regioni. E l'ha svuotato non perché alla Corte Costituzionale sono cattivi, ma l'ha svuotato perché si è resa conto la Corte Costituzionale che quel modello non poteva reggere. E non poteva reggere perché l'idea che si possa separare nettamente le competenze dello Stato dalle competenze delle regioni e che le regioni possano avere delle competenze molto ampie è un'idea che ormai è superata in tutti gli ordinamenti, perché le competenze sono molto più intrecciate di quanto non si pensi. E quindi la Corte Costituzionale che cosa ha detto? È inutile che voi cercate di muovervi distribuendo come una torta questo a me e questo a te. Le competenze sono tutte connesse, quindi lo Stato, bene o male, ha sempre titolo per intervenire. Quello che bisogna fare è che però, quando interviene lo Stato, le regioni abbiano la loro voce, possano partecipare, possano cooperare. È quello che tecnicamente noi studiosi chiamiamo il regionalismo cooperativo. Quindi, piuttosto che dividere, tu fai questo, io faccio questo e non ci incontriamo mai, no. Questa cosa non possiamo che farla insieme, perché quello che fai tu e quello che faccio io sono intrecciati l'uno con l'altro, però se lo faccio, dobbiamo fare insieme, dobbiamo collaborare. Quindi tu, Stato, non puoi decidere a prescindere dalle regole. Questa è un po' l'idea di fondo della giurisprudenza costituzionale. La riforma sostanzialmente recepisce questo orientamento. Cioè, frena sulle competenze delle regioni, o meglio, se volete, estende lo spazio dello Stato nelle competenze legislative delle regioni, addirittura prevedendo una clausola che dice: quando c'è un interesse nazionale, lo Stato può intervenire anche nelle materie che sono materie delle regioni. Quindi fa un'operazione che certamente e formalmente di ricentralizzazione. Però questa ricentralizzazione noi la dobbiamo giudicare alla luce della prassi precedente, e la prassi precedente aveva già ricentralizzato. C'è una sentenza della Corte del 2003, della Corte Costituzionale, la 303, che dice: quale che sia la materia, se ci sono degli interessi in gioco, la Corte dice, perché i giuristi amano queste espressioni più eleganti, insuscettibili di frazionamento, se ci sono degli interessi insuscettibili di frazionamento, cioè degli interessi nazionali insuscettibili di frazionamento regionale, lo Stato può intervenire. Quindi da questo punto di vista la riforma non fa altro che registrare quello che è un dato acquisito nella giurisprudenza costituzionale. Però fa qualcosa, a mio parere, di più. Registra, ma registra anche l'invocazione da parte della Corte che ci siano delle occasioni di collaborazione. E come lo fa? Secondo punto, istituendo il Senato che rappresenta gli enti territoriali, che è esattamente il luogo che sta all'interno del Parlamento nazionale, in cui gli enti territoriali possono influenzare la legislazione nazionale, quindi, diciamo, formalmente toglie le garanzie formali, nello stesso tempo offre alle regioni uno spazio di interlocuzione che prima non c'era. E badate bene, l'Italia è oggi, perché ancora la riforma non è entrata in vigore e forse non entrerà mai se vincono, no, l'Italia è l'unico Stato che, pur avendo un sistema di regioni piuttosto articolato, non ha
una Camera che rappresenti gli enti territoriali. L'unico Stato al mondo, tra quelli che hanno, ovviamente quelli unitari, centralizzati, non hanno questo problema, ma quelli che hanno un'articolazione territoriale, quelli che hanno regioni o stati membri della federazione, l'Italia non ha, è l'unico Stato che non ha nel Parlamento una Camera che li rappresenti. E che peraltro già la riforma del 2001 richiedeva dovesse esserci, e poi non è stata allora fatta, articolo 11 della legge costituzionale 3 del 2001. Quindi, chiudo veramente, la seconda Camera in questo disegno si giustifica così: consentiamo alle regioni di cooperare laddove formalmente le loro competenze vengono indebolite. Chiudiamo il cerchio rispetto a quello che dice la Corte Costituzionale. Nello stesso tempo si risolve l'altro problema, che è quello del bicameralismo perfetto, altra anomalia unica al mondo. Cioè l'Italia è l'unico paese in cui un governo, per poter governare, deve avere la fiducia di due Camere. L'unico al mondo, il che vuol dire che, come accade 5 volte su 7 dal 94 ad oggi per esempio, quando ci sono nelle Camere due maggioranze politiche diverse, il governo traballa, perché deve dare conto un po' all'uno e un po' all'altro. E le vittime di questo traballamento principale sono i cittadini, che sono andati a votare, hanno votato per un certo governo e quel governo non può rispondere alla chiamata dei cittadini perché deve continuamente combattere per la propria sopravvivenza. Quindi il bicameralismo perfetto non solo è un problema perché è un doppione, per cui se io devo fare una legge la deve approvare la Camera, poi devo andare al Senato, il Senato la deve approvare esattamente nell'identico testo, se la modifica deve ritornare alla Camera, se la Camera la modifica deve ritornare al Senato, se il Senato la modifica deve ritornare alla Camera, è all'infinito, fin quando non si raggiunge quella che i tecnici chiamano la doppia conforme, cioè la doppia deliberazione conforme. Oggi non è così, cioè oggi non è così, nella riforma non è così, nel senso che la riforma prevede, è vero, alcune materie in cui questo giochetto va fatto, ma sono materie particolarmente importanti, la riforma della Costituzione, ovviamente, come accade peraltro in tutti i paesi del mondo che abbiano due camere e un bicameralismo differenziato, la riforma della Costituzione è materia di entrambe le camere, debbono essere d'accordo per modificare il patto che riguarda tutti. E altre materie di tipo ordinamentale, poi se volete entriamo nei dettagli. Però al di là di questo gruppo particolare di materie, in tutte le altre, che sono la stragrande maggioranza, la seconda Camera ha un potere di intervenire, quindi può costringere la Camera a una navetta, ma lo può fare una sola volta. La Camera delibera, il Senato non è obbligato, però se vuole può richiamare la legge, scusate, vogliamo dire la nostra, delibera il Senato, anche proponendo modifiche alla legge, però l'ultima parola è della Camera. Quindi la Camera decide in via definitiva. Che è esattamente lo schema che funziona in tutti i paesi che hanno un bicameralismo differenziato. Ci sono alcune materie, poche, che rimangono comuni e altre che invece diventano con decisione finale dell'organo politico direttamente espressione dei cittadini. Adesso io mi vorrei fermare, anche se so benissimo che vi ho fatto un quadro d'insieme, dopodiché bisognerebbe vedere tutto nel dettaglio, qualcosa lo potremo vedere. Per esempio, questa Camera, che faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, questa Camera, questa seconda Camera che rappresenta gli enti territoriali, come è composta? Cosa mi garantisce che rappresenti gli enti territoriali? E allora qui la risposta che vi do sbrigativa, dopo se volete approfondiamo, è quella di dire, beh, si è guardato a quello che fanno gli altri e tra i tanti possibili modelli se ne è scelto uno, che è quello austriaco, belga, non se ne sono scelti altri. La ragione principale per la quale non sono stati scelti altri è che sugli altri non c'era l'accordo. Molto semplice. Quindi se io vi dovessi dire in Camera Caritatis questo è il Senato migliore possibile al mondo, la mia risposta è no.
Se l'avessi fatta io, beh, questo è un vizio di tutti i costituzionalisti, ovviamente se voi andate a un costituzionalista, lui fa la Costituzione più bella del mondo. Se l'avessi fatta io non avrei fatto il Senato così. Però siccome vivo nel mondo reale, a differenza di alcuni miei colleghi, devo riconoscere che il mio giudizio non può essere in confronto all'eterno e al perfetto. E ricordiamo il Salmo, no? Non può essere rispetto a quello che avrebbe fatto nostro Signore se avesse avuto la possibilità e si fosse interessato probabilmente a cose più importanti da fare, no? Ma deve essere tra quello che mi viene proposto e la situazione che c'è oggi. Quindi io sicuramente avrei fatto un Senato diverso, ma personalmente, ma questo ovviamente lo sapete perché la mia posizione è nota, sicuramente questo Senato è meglio della situazione che c'è, perché mi risolve contemporaneamente tre problemi. Mi risolve il problema delle navette, quindi della lunghezza dei procedimenti, mi risolve il problema dell'instabilità dei governi, almeno da questo punto di vista, perché mi evita che un governo si debba cercare maggioranza in due camere, cosa che non ha fatto nessun altro. Ora ci sarà una ragione per cui in tutto il mondo, qualunque ordinamento voi cerchiate, questa scelta non è stata fatta. E poi mi risolve il problema di dare in qualche modo una rappresentanza alle regioni. Ci sono delle domande specifiche dell'assessore a cui non mi voglio sottrarre, mi chiedo solo se magari possiamo aprire il dibattito, e quindi queste poi sono le prime a cui rispondo nel dibattito. Va bene? Grazie. Avevamo bisogno proprio di un quadro d'insieme che ci facesse vedere un po' gli effetti di queste modifiche proposte sul sistema istituzionale italiano, altrimenti andiamo a votare frammenti. E i frammenti da soli non garantiscono una visione. Mentre noi di questo avremmo bisogno, cioè di capire quale visione abbiamo, dove vogliamo andare, pur sapendo che o si decide sì o si decide no, è comunque un'avventura. Non si sa dove si va a finire. Una cosa però dobbiamo averla chiara, che l'unico punto di approdo dove possiamo puntare è il bene di questo paese. Ognuno poi deciderà il bene di questo paese da che parte sta. L'importante è che in coscienza decida che quello è il bene del paese. Non perché me l'ha detto Tizio Caio, o il partito a cui appartengo, o quello che dirige quel talk show che mi piace tanto, o cose di questo genere. Cioè lo faccia veramente, ecco, con la coscienza formata. Bene, allora, io in parte le risposte che cercavo le ho avute, per capire. A me serviva il quadro di fondo, i pezzettini me li vado poi a guardare nel confronto fra com'è l'articolo attuale della Costituzione e come diventa modificandolo. Naturalmente potevate avere tantissime altre aspettative e quindi coraggio. Professore, ci dedica ancora 10 minuti, un quarto d'ora, perché so che poi deve... Guarda, fino alle 7 e un quarto. Fino alle 7 e un quarto. La sua segretaria non credo che sia d'accordo, però per me va benissimo. In genere comanda lei, però ogni tanto qualcosa lo riesco a dire anch'io. Benissimo. Quindi Alessandro non è che proprio la stringe. No, anzi, come dice Woody Allen, sono io il comando, ma è lei che prende le decisioni. È lei che prende le decisioni. Okay. Posso fare una domanda? Prego. Prego. Sì. Esatto. Allora, volevo chiedere una cosa, no? Togliamo il bicameralismo e facciamo la cameretta del Presidente della Regione. Poi il CNEL che cos'è? Il CNEL. Grazie. Cos'è? CNEL. Va bene. Io volevo chiedere solamente se questa dinamica di sottrazione, diciamo, delle competenze alle regioni con un accentramento invece sul governo non diventi una dinamica di mortificazione dei territori, visto che la nostra storia da dopo l'unità d'Italia in poi è stata segnata anche da questa disgrazia, cioè il fatto di avere appunto dei territori che sono molto diversi ancora da tantissimi punti di vista, non ultimo quello di natura economica. Allora ecco, non vorrei che
dentro questa traiettoria rischiamo di mortificare ulteriormente, insomma, i territori più disagiati. Questo da un lato. Dall'altro lato, un'altra perplessità che potrebbe essere questa, cioè dico, non mi scusi, mi sono dimenticato. ecco, però non sono solo io. Sì, un po' la stanchezza del venerdì, però dai, ci riprovo. No, volevo dire questa cosa qui, l'accentramento potrebbe essere pure negativo, poiché ci vediamo calare dall'altro delle imposizioni, perché la logica dello Stato poi va a prevalere insomma su quelle che sono le percezioni, i bisogni dei territori periferici, e questo potrebbe risultare un'ultima violenza. Buonasera, mi chiamo Domenico, volevo intanto ringraziare e salutare il professor Guzzetta, che ho avuto modo di seguire anche in altri dibattiti che ho seguito online. Io mi presento per ragioni di trasparenza, sono militante dei comitati del sì, per cui gioco in casa. Sì. No, io volevo fare, nonostante questo, però io volevo chiedere dei chiarimenti puntuali al professor Guzzetta rispetto ad alcuni punti che secondo me, diciamo, sarebbero dovuti essere diversi, del tipo l'articolo 70, che ormai è diventato celeberrimo. Io non sto qui a discutere della ripartizione di competenze per come è stata elencata, però noi sappiamo, e il professor Guzzetta può confermarlo, che comunque sia scritta c'è un margine di, diciamo, di conflitto che può scaturire. E la norma di chiusura, secondo lei, è adeguata? Cioè il fatto che i due presidenti delle Camere si debbano mettere d'accordo, è una norma di chiusura adeguata oppure no? E poi avrei un'altra domanda. Noi superiamo il titolo quinto per quanto riguarda la materia concorrente tra Stato e Regioni, però su alcune materie rimane la dicitura disposizioni generali e comuni, quindi comunque non è la pienezza della potestà legislativa che passa allo Stato. Secondo lei questo passaggio è sufficiente, adeguato? E poi un'ultima cosa, visto che abbiamo il professor Guzzetta che è stato l'animatore dei comitati abrogativi del Porcellum, questa storia del combinato disposto, lei come la vede? Grazie. Salve, mi chiamo Alessandro. Io in realtà ho un'osservazione un po' contraria a quella della direzione che diceva Mario, nel senso che anche per il lavoro che faccio, quello che abbiamo subito nel, come dire, federalismo, nel processo di federalismo, è stato un po' di frammentazione, eccessiva frammentazione. In particolare io ho presente la tematica ambientale, dove ogni regione ha fatto uno spezzatino, un tipo di regolamentazione diversa, o nell'ambito sanitario, dove regioni come la nostra, io sono un immigrato del Veneto, diciamo, la regione come la nostra vive una sofferenza rispetto a regioni che hanno numeri e possibilità diverse. No? Un'altra osservazione che le volevo chiedere poi, anche che si dica il contrario, il tema politico di personalizzazione e di politicizzazione del voto c'entra dentro questo referendum, perché è da 20 anni e più che viviamo una certa instabilità politica. Ora anche la Democrazia Cristiana ci aveva abituato all'instabilità, ma la linea governativa era rimasta sostanzialmente, soprattutto in politica estera, con una certa direzione. Invece l'alternanza ha creato un po' un comportamento distruttivo nei confronti della controparte. Pertanto un eventuale non passaggio della riforma mi sembra che faccia cadere in un ulteriore, anche che è una situazione temporanea, una situazione di instabilità continua. L'ultima cosa che chiedo, visto che si dice titolo quinto e dentro c'è una serie di tematiche, è che dal 92 in poi, ma in realtà questo è un problema che si portiamo anche dal fascismo, se non sbaglio, c'è un ulteriore peso politico che fa contrappeso politico, che è quello dei giudici e dei magistrati, no? Cioè della giustizia.
i quali oggi sono in realtà il vero contrappeso, a mio modo di vedere, del... C'è qualcosa in questa riforma che va a toccare questo punto, che crea un'enorme instabilità, ingerenza reciproca. Signore, chiudiamo il primo grappolo di domande e consentiamo di dare qualche risposta e poi vediamo. Buonasera, mi chiamo Gabriele. Più che due domande, volevo fare due riflessioni dopo aver sentito la relazione del professore. Io volevo dire questo. Secondo me il problema vero non è votare sì o votare no, perché anche a Costituzione vigente, quando la politica ha voluto che una legge fosse approvata subito, è stata approvata nell'arco di pochissimi giorni. Questo vale in tutte le assemblee, un'assemblea regionale o un'assemblea nazionale, quale può essere il Parlamento. Quindi secondo me il problema vero dell'Italia è che non ha una classe dirigente efficiente. E dico questo perché, sempre a Costituzione vigente, io sono un federalista convinto. Secondo me in Italia ci sono alcune regioni virtuose e altre meno virtuose, e anche qui il problema è della classe dirigente. Perché se la qualità della vita nel Trentino Alto Adige o nel Friuli Venezia Giulia è superiore alla Basilicata o alla Calabria, il problema non è votare sì o votare no, ma è la classe dirigente che amministra quelle regioni. Quindi secondo me il vero problema che oggi ha l'Italia è che bisogna creare una nuova classe dirigente, e non la crea la Costituzione votando sì o votando no, ma la crea la società civile e i partiti, che dovrebbero riappropriarsi delle proprie competenze. Un'ultima riflessione: l'altro giorno leggevo su un autorevole giornale nazionale, se passa la Costituzione la Basilicata al Senato avrà soltanto 2 rappresentanti. Tutto qui, grazie. Tutte queste domande, che come devo dire, mi dovete dare atto che sono stato un buon profeta, nel senso che la ciccia viene data adesso. Il dibattito è fondamentale in questi casi. Allora, innanzitutto una risposta generale di metodo, cioè ci sono delle modifiche di questa riforma che in assoluto possono essere discutibili, ma che secondo me, in comparazione con la realtà costituzionale attuale, sono sicuramente un passo avanti. Poi probabilmente non sono il passo così grande come volevamo, e faccio un solo esempio che non è stato evocato qui: il tema dell'immunità dei senatori, che è un tema che molto è utilizzato. Si dice i senatori sono, anche con la riforma, i senatori godono dell'immunità, che poi è un'immunità molto ristretta, perché come sapete nel 93 l'immunità è stata eliminata, è rimasta solo con riferimento all'arresto e alle perquisizioni e intercettazioni. È vero, e io personalmente non ho nessuna difficoltà a dire che si può anche discutere dell'immunità. L'immunità nasce storicamente nei confronti dei condizionamenti sulla politica da parte degli altri poteri, in particolare della magistratura. Se noi siamo convinti che la magistratura in Italia sia al di sopra di ogni sospetto, possiamo anche eliminare l'immunità. Ma non è questo il tema però della discussione. Cioè noi qui non abbiamo da votare sì, mettiamo l'immunità, no, l'immunità non c'è. L'immunità c'è oggi e ci sarà domani. Quindi da questo punto di vista la riforma è neutra. Non c'è nessuna differenza. Anzi, domani si riguarderà 100 persone, perché tanti sono i senatori, oggi ne riguarda 315. Quindi se proprio vogliamo fare i conti della serva, dite sì, però i senatori domani sono consiglieri regionali. Perché oggi chi impedisce ai partiti che vogliono salvare qualcuno di candidarlo al Senato, anche se è stato consigliere regionale o sindaco? Non è che nel Senato oggi non ci siano inquisiti. Quindi questo è il classico caso in cui nel dibattito si mette un elemento, lo dico metodologicamente perché poi quando voi
andare a riflettere sulle mie ipotesi, tenere in considerazione anche questo, vi suggerisco di considerare questo profilo, no? Cioè, l'alternativa, cioè, io non posso fare una critica alla riforma, secondo me, se poi quella critica si applica pari pari alla situazione che c'è adesso. Perché non è una critica alla riforma, è una critica ad un problema che né la riforma né la situazione attuale mi risolve. Quindi la riforma rispetto a quella cosa è neutra. No? Perché se invece imputa alla riforma delle cose che già ci sono, ed è frequente che questo accada. È frequente che questo accada. Per esempio, appunto, sul problema dell'accentramento, decentramento, no? Al di là di quello che si pensi, cioè che la situazione sia eccessivamente frammentata, come diceva il nostro amico immigrato veneto, o che sia invece eccessivamente centralizzata, come diceva Mario, però è abbastanza difficile contestare, secondo me, tecnicamente, che questa è la situazione che già c'è oggi, senza la riforma costituzionale, come vi ho detto. Sentenza 303 del 2003, chi ha voglia di, a proposito di difficoltà e di fatica, se la può andare a leggere, sono 30 pagine di sentenza, la sentenza nel 2003, quindi a 2 anni dalla riforma del 2001, la Corte dice: signore, se ci sono interessi infrazionabili, lo Stato può legiferare anche in materia di competenze regionali. Punto. Quindi quello che bisogna guardare, secondo me, sommessamente, non è tanto il discorso della ridefinizione delle materie, che è certo importante, perché alcune materie non aveva senso che fossero le regioni, e lo riconoscono gli stessi che l'hanno introdotto nel 2001, ma la vera novità, se ci crediamo e se pensiamo che funzioni, è che a parità di condizioni, cioè in una condizione in cui lo Stato comunque può interferire come vuole, sentenza 303 del 2003, le regioni hanno una carta in più da giocarsi, che è quella di avere un luogo che non è un luogo nascosto, non è la conferenza Stato-Regioni, di cui quanti di voi conoscono la sede o l'esistenza della conferenza Stato-Regioni? Quanti di voi hanno letto i verbali della conferenza Stato-Regioni? Chi di voi sa di che cosa discute la conferenza Stato-Regioni? Nessuno, non lo so manco io, guardate, lo dico molto sinceramente. Una cosa è la conferenza Stato-Regione, una cosa è una Camera del Parlamento in cui le regioni si confrontano con lo Stato. Altro esempio, vengo al caso che mi citava l'assessore. Referendum abrogativo si aumenta 800.000 firme. Non è esattamente così. Non è esattamente così, perché la riforma che cosa fa? Dice: quello che c'è adesso lo conserviamo. Quindi se voi raccogliete 500.000 firme, il referendum si fa e rimane il quorum previsto oggi. Quindi la situazione è esattamente identica. Votate sì o votate no, da questo punto di vista non cambia nulla. Con la riforma vi do una chance in più. Vi dico che se però siete così bravi da raccogliere 800.000 firme, e io modestamente lo sono stato quando ho fatto il referendum sul Porcello, perché ne ho raccolto 880.000, se siete così bravi da raccogliere 800.000 firme, vi do un vantaggio. Siete stati bravi, nel senso, avete dimostrato che su quel tema c'è un consenso popolare più forte, vi abbasso il quorum. E quindi, in presenza di 800.000 firme, il quorum non è più la metà più uno degli aventi diritto, cioè dei 46 milioni di italiani, ma è la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle elezioni politiche della volta scorsa, che è ovviamente più basso perché i partecipanti sono meno del quorum. Quindi questo è un altro esempio in cui la riforma è neutra rispetto alla situazione attuale, ma offre una opportunità in più. Diverso è il caso delle leggi di iniziativa popolare. È vero, le leggi di iniziativa popolare oggi richiedono 50.000 firme. Se passa la riforma ne richiedono 150.000 firme. Detto così, mi sembra chiaro che è un peggioramento per le condizioni dei cittadini. Però si omettono due cose che sono fondamentali. Prima cosa: le leggi di iniziativa popolare oggi non servono a niente, sono morte. Voi fate un'iniziativa di legge popolare, raccogliete 50.000 firme, li andate a consegnare al Presidente della Camera del Senato, che viene lì, vi ringrazia, vi dice: complimenti cittadini, fate la vostra conferenza stampa, perché le mettono in un cassetto e lì rimangono.
Ne sono state approvate, credo, una decina di leggi di iniziativa popolare in tutta la storia repubblicana, perché erano su argomenti di cui già discuteva il Parlamento e sono state abbinate a quelle di cui già discuteva il Parlamento. Ma stiamo parlando di un morto vivente. Cioè, non esiste questo istituto. Vi ricordate Grillo qualche tempo fa fece una raccolta di firme, raccolse, non so, 1,5 milioni di firme, non mi ricordo più su quale aspetto. Non è successo nulla. Che cosa fa la riforma? La riforma mi dice 150.000 firme, quindi mi rende la vita più difficile, però mi dice, io ti assicuro, la Costituzione dice, i regolamenti debbono, non possono, debbono prevedere che su quella materia il Parlamento si pronunci. Dopo che io ti ho presentato la firma, le 150.000 firme, tu ti devi pronunciare. Allora, valutato così, mi sembra più articolato il discorso. No? Sul bicameralismo in parte ho detto, sto riprendendo gli argomenti dell'assessore per poi passare ad altre domande, il bicameralismo perfetto è superato. Però, come accade in tutti i sistemi in cui c'è un bicameralismo differenziato, una parte delle competenze rimane competenza comune. Perché è così che avviene ovunque. Voi prendete qualsiasi Costituzione in cui ci sia un bicameralismo differenziato, la materia riforma costituzionale è sempre materia bicamerale. Poi potremmo discutere delle altre materie, diciamo come linea di interpretazione, se poi ve l'andate a leggere, perché queste sono cose molto noiose, però la linea di interpretazione è che siano tutte materie che riguardano aspetti di organizzazione, le leggi elettorali, la disciplina di come vengono recepiti gli atti comunitari, cioè sono leggi di sistema che sono bicamerali. Ma poi che cosa si debba fare della politica industriale, della politica economica, della politica ambientale, eccetera, quella non è bicamerale, è monocamerale con il contributo del Senato. Quindi il bicameralismo differenziato è meglio, diciamo. Arrivo. Su questo c'ero tutti. Le regioni, il Senato come cameretta. Che già colgo, insomma, che non c'è proprio una simpatia per questo. Guardate, se è una cameretta o se è un attico dipende da una sola cosa, dalla capacità delle regioni di esprimere personale politico adeguato. Tutti si lamentano che il problema è il personale politico. Se le regioni esprimono personale politico adeguato e lo esprimono perché noi, eleggendo i consiglieri regionali, selezioniamo personale politico adeguato, il Senato sarà un attico. Se esprimiamo personale politico inadeguato, sarà una cameretta. Ma questo non dipende dalla Costituzione. Perché anche negli altri ordinamenti, come l'Austria o come il Belgio e in parte la Spagna, funziona così. Dipende dalla politica. E non mi si può da una parte dire che il problema non è la riforma costituzionale, ma è la riforma della testa della gente per avere politici migliori, e poi nel momento in cui bisogna avere questi politici migliori si dice no, allora è una cameretta. Perché c'è contraddizione tra queste due cose. Io penso che il problema vero, che è un problema eterno del diritto, è che siano le leggi, il problema sono sia le leggi che gli uomini. E nessuna delle due basta da sola. Le istituzioni servono a incentivare comportamenti virtuosi, e qui rispondo alla domanda sul cambiare, e gli uomini servono a far funzionare le istituzioni. Però io legislatore sugli uomini come posso intervenire? Non è che io posso per decreto rendere tutti gli italiani virtuosi. No, cioè quando mi dicono ci vorrebbero politici più onesti, sì, ma se avete un contatto diretto col Padre Eterno e riuscite, io sono ben contento. Io non ce l'ho, cioè io come operatore realista, perché se no diventa una specie di benaltrismo, no? Ci vorrebbe, sì, la pace nel mondo, ci vorrebbe la pace nel mondo, però io lavoro con gli strumenti che ho. Allora, ci vorrebbero politici più onesti, benissimo, vigiliamo perché ci sono, ma un modo sicuro per avere politici più onesti è poterli controllare di più, e quindi che i processi siano più chiari, più trasparenti, che il potere sia più identificato. Allora, quando io ho due camere che fanno la stessa cosa e si rimpallano le cose, quando in una legislatura ho quattro governi, ma come faccio io, elettore, a premiare o punire qualcuno?
perché verranno tutti da me e diranno: guarda che è colpa dell'altra Camera, guarda che è colpa del precedente governo, guarda che c'è, che io non ho la maggioranza, guarda che il problema è che sono le istituzioni che non funzionano. E quindi è chiaro che sarà, cioè più c'è opacità, più c'è palude, e più, come dire, il terreno di cultura è favorevole alle persone meno lineari, meno oneste e meno responsabili, perché sfuggono al controllo. E siamo umani, no? Quindi abbiamo bisogno del controllo politico. Il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il fatto che lei non sappia cos'è non è colpa sua, ma è la prova provata che non serve a nulla. Esiste dal 1948, è un organo che dovrebbe tenere insieme, che ha tenuto insieme i rappresentanti delle formazioni sociali, quindi sindacati, associazioni, movimenti imprenditoriali, eccetera, ma di fatto è stato un carrozzone inutile, diciamo, per opinione comune di tutti. E non è solo un problema di costi, perché sul bilancio complessivo dello Stato non è che il CNEL determina che se lo aboliamo diventiamo i Bengodi, però è proprio una questione di linearità, di semplificazione, di chiarezza, di atteggiamento, come dire, anche di ecologico, di ecologia istituzionale. È un organo inutile che non serve a niente, serve solo a consentire a una ventina di elefanti o trentina di elefanti di stare là e sproloquiare su cose su cui non incidono minimamente. È un ente che va eliminato, ma è un'operazione, secondo me, che dovrebbe essere proprio manco discusso, cioè lineare. C'è una cosa, abbiamo provato a fare il CNEL, i costituenti riponevano grande speranza nel CNEL, non ha funzionato, non c'è nessun dramma, non ha funzionato. Abbiamo provato a rivitalizzarlo per 70 anni, non ci siamo riusciti, a un certo punto uno prende atto che non ci riesce e va avanti. Accentramento su, quindi centramento un po' corrisposto, forse non a tutto, non so. Domenico, comitato del sì, è proprio alle spalle. Articolo 70. Io proprio su questo tema dell'articolo 70 non lo posso accettare, questo argomento. Cioè, l'argomento sull'articolo 70 è che l'articolo 70 oggi è fatto di due righe, con la riforma è fatto di 50-60 righe. E che connesso a questo argomento è che la Costituzione deve essere chiara. Io ho difficoltà ad accettare questo argomento, perché il fatto che la Costituzione sia la carta fondamentale non significa che sia un racconto letterario. Cioè, la Costituzione serve a regolare il potere al più alto livello, e regolare il potere significa che ci sono interessi contrapposti di potere. Quindi regolare il potere non significa fare un'operazione armonica, raccontare una favoletta. Regolare il potere significa prendere atto che ci sono conflitti molto forti, e che a livello apicale dell'ordinamento questi conflitti sono molto forti, gli interessi sono molto forti, e quindi per regolarli io questi conflitti potenziali devo essere il più preciso possibile, perché se no mi sfugge la regolazione. Se questa è la premessa, una cosa è che noi parliamo della parte della Costituzione in cui vengono enunciati i principi e i diritti, peraltro ci sono biblioteche, su ogni articolo della Costituzione ci sono biblioteche di approfondimento, perché non è che basta dire la libertà personale inviolabile per risolvere i problemi, no? Certo, è scritto chiaro, è elegante, eccetera, ma su quella che cosa vuol dire inviolabilità? Su questa parola? Che cosa vuol dire? Ci sono volumi. Quindi io trovo un po', non da parte di noi comuni cittadini che ci accostiamo a questi testi, che ovviamente abbiamo difficoltà a capirlo, ma abbiamo difficoltà a capire tante cose purtroppo in questa vita complessa che... ma da parte degli esperti e dei colleghi che mi dicano ma la Costituzione deve essere chiara, perché diciamo è un atteggiamento ipocrita. La Costituzione
deve essere chiara nella misura in cui la chiarezza però è utile all'obiettivo. Se io devo regolare le competenze di due camere che fanno la stessa cosa, è chiaro che ci metto due righe, fanno la stessa cosa, quindi dico le due camere fanno la stessa cosa, punto, finita là. Ma se devo regolare i rapporti tra due camere che fanno cose diverse, e quindi sono due centri di potere diversi, io devo entrare nel dettaglio, devo entrare nel dettaglio molto. E ci sono tanti articoli della Costituzione di oggi che sono difficilmente comprensibili, cioè qua, anche qua ancora una volta siamo in quel caso in cui si imputa la riforma delle cose che si possono tranquillamente imputare alla Costituzione di oggi. Se voi prendete l'articolo 118 della Costituzione, tra il primo e il secondo comma sembra che siano uno la contraddizione dell'altro. Se prendete l'attuale articolo 117 sono quattro pagine, l'attuale articolo 117. Se prendete la Costituzione tedesca, quelle norme corrispondenti al nostro articolo 70 sono quattro volte più lunghe. La Costituzione deve essere un testo chiaro, ma nel momento in cui regola il potere deve essere anche preciso. Quindi mi impone un certo sforzo. Se io voglio vedere una partita di calcio, la regola del fuorigioco la devo conoscere. Certo, se io apro la televisione e non so nulla di calcio e guardo sta cosa e vedo l'arbitro che fischia e dico non è chiaro. La devo conoscere, perché sennò la partita non si può fare. E scusate la banalizzazione, ma è così anche per la Costituzione. Io la regola di funzionamento, se è necessario che quella regola funzioni, deve essere una regola dettagliata, perché devo rappresentarmi l'ipotesi in cui il conflitto e ovviamente il problema mi si pone nel momento in cui differenzio il bicameralismo, perché quando è la stessa cosa non ho problemi a fanno la stessa cosa, non ho problemi a regolare conflitto, non c'è conflitto per definizione essendo entrambi identici. La norma di chiusura. La norma di chiusura non è la norma che prevede che i presidenti debbano mettersi d'accordo, secondo me. La norma di chiusura è la Corte Costituzionale. Come accade in qualsiasi tipo di conflitto. Tra poteri. Oggi la Corte Costituzionale ha competenza per risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, anche tra le Camere tra di loro. Sarà quello lo strumento nel momento in cui ci fosse un conflitto. I presidenti sono un primo tentativo, così come il Presidente della Repubblica può rinviare le leggi che ritiene incostituzionali, ma poi la parola definitiva ce l'ha la Corte Costituzionale perché il Parlamento gliele può riapprovare, no? Quindi così come in quel caso il rinvio del Presidente della Repubblica ha una funzione, diciamo così, di filtro, ma non è la norma di chiusura, perché la norma di chiusura è la Corte Costituzionale, anche in questo caso l'accordo possibile dei presidenti delle Camere è la norma di filtro. Se il filtro non funziona e quindi il conflitto permane, si andrà davanti alla Corte Costituzionale. Quindi io lo risolverei così. Norme generali e comuni, combinato disposto, qua amico mio, generali e comuni, lì il problema è molto tecnico, che cosa significa generali e comuni? Io penso che significhi che lo Stato, quando ritiene che delle norme debbano essere comuni, le pone e le regioni hanno una competenza che si riduce o si allarga a secondo della scelta politica dello Stato, quindi un sistema più flessibile di quello principi dettagli. Combinato disposto, io su questo non parlo in genere perché il referendum non è solo la legge elettorale, ci sono tante leggi elettorali compatibili con la riforma costituzionale, dal proporzionale fino al maggioritario all'inglese. L'italicum giusto giusto è una legge che in questo momento è al vaglio della Corte Costituzionale. Quindi tutte le preoccupazioni di svolta autoritaria, di aver fatto una legge incostituzionale che viola la libertà e la democrazia, eccetera, io non ce le ho, perché sto tranquillo che stando davanti alla Corte Costituzionale il problema lo risolverà la Corte. Se la Corte dice che l'italicum è incostituzionale, la cambieremo. Se la Corte dice che l'Italia non è incostituzionale, decideremo se cambiarla o no senza avere l'obbligo di cambiarla, perché è perfettamente legittima. Ma perché io devo. Io quello che trovo molto scorretto nel dibattito è scaricare su di noi e su di voi il compito di fare i giudici costituzionali. No? Cioè, col combinato disposto di questa legge, che è una legge incostituzionale, eccetera, uno che va a votare al referendum gli tremano le mani. Come faccio a dire sì se sto approvando una cosa in cui c'è addirittura una cosa incostituzionale?
Ma non è un problema dell'elettore, grazie a Dio. Abbiamo la Corte Costituzionale che deciderà questo problema. Io mi devo occupare del merito politico. Dopodiché, se la mia scelta... Tante volte è capitato che il Parlamento approvasse delle leggi che poi venivano dichiarate incostituzionali. Non è morto nessuno. Ma scaricare sull'elettore questa tensione, questa, e questa angoscia, rischio addirittura di, di essere correo nella perpetrazione di un reato di violazione della democrazia, secondo me in un dibattito civile non è corretto, è ansiogeno. Io vedo tanta gente che in questo dibattito spinge per creare ansia da una parte e dall'altra. Quelli che ti dicono se vince il no finisce l'universo, e quelli che ti dicono se vince il sì ti rendi complice della morte della democrazia. Non lo accetto questo, non credo sia giusto. Io penso che gli elettori debbano essere assolutamente sereni, valutare, votare, dopodiché se l'esito della votazione avrà dei profili di violazione di qualche cosa, non so che cosa, ma di qualche cosa, c'è la Corte Costituzionale che domani mattina, perché figuratevi se domani mattina tutto questo non finisce davanti alla Corte Costituzionale, con questo livello di conflittualità che c'è. Quindi se anche questa riforma prevedesse delle norme che sono vagamente dubbie, domani mattina va tutto davanti alla Corte. Allora o ci crediamo nello Stato di diritto, e allora dobbiamo essere sereni, o non ci crediamo, allora noi stiamo discutendo la riforma costituzionale, e imbracciamo Baionetta e Elmet e mettiamoci a fare la guerra. Finisco. No, lo dico per lei. Lo so, è mio, è una passione. Qua la mia segretaria è arrivata, guardi che sta là, guardi come mi guarda. Guardi capito, come Alessandra, guarda, Alessandra è quella lì. Ci ho provato, eh. La politicizzazione del voto, questa è complicata. Non sono nemmeno sicuro di ricordare bene l'argomento. Come dicevo, il sì o il no non è l'alternativa tra l'inferno e il paradiso, però sono abbastanza convinto, a differenza di lei, che il problema non sia solo un problema di moralità pubblica, cioè ci sono dei problemi strutturali. Il bicameralismo perfetto è un problema strutturale, poi se i politici sono migliori è meglio che se sono peggiori, ma che io per approvare una legge debba fare la navetta da una parte all'altra non c'è dubbio. Lei mi dice sì, ma quando si vuole, guardi che non è così, le leggi che sono state approvate con l'acceleratore sono leggi che sono state approvate con l'acceleratore e con una fatica pazzesca, perché non si poteva fare il decreto legge, se no manco quelle sarebbero state approvate dal Parlamento. Perché io posso fare, cioè io non posso immaginare un sistema continuamente sotto stress per ogni legge. Quindi il fatto che ci siano alcune leggi che sono state approvate in tempi brevi non mi consola del fatto che ci sono decine di migliaia che sono state insabbiate nel corso degli anni e che non sono state approvate. Perché proprio perché è una fatica pazzesca approvare una legge in tempi brevi, poi si rinuncia a approvare gli altri e si ricorre a delle leggi. Quindi l'esempio che viene molto utilizzato, per cui se il Parlamento vuole, ma questa volontà del Parlamento non può essere ogni giorno H24, perché non ce la si fa a fare una guerra civile su ogni legge che bisogna approvare. Quindi le forzature sono poche, e perché poche possono essere, ma io non voglio un sistema in cui funzionino solo poche forzature, io voglio un sistema che funzioni in modo fisiologico, in cui il Parlamento, diciamo, può operare tranquillamente senza stress. Non so se sono riuscito a spiegare. Sui magistrati, chiudo su questo, la riforma non dice direttamente nulla, ovviamente, siccome per esempio il CSM è composto anche da membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune, il fatto che il Parlamento in seduta comune sia diverso dal Parlamento che abbiamo oggi avrà un effetto indiretto, perché i membri laici del CSM non saranno eletti dai 945 parlamentari di oggi più senatori a vita, ma saranno eletti da 630 più 100, 730, 630, diciamo un corpo elettorale di 730, in cui una componente essenziale è quella, diciamo, di nomina di Camera Politica, e solo 100 sono i senatori. Però su questo mi fermerei. Grazie. Allora,
adesso ci dica lei, 30 secondi, una buona ragione per votare no. Votare no. Lei sostiene il sì, adesso mi dica una buona ragione per votare no. Beh, però sarò provocatore anch'io. 30 secondi. Se voi pensate che l'Italia non si meriti di essere un paese normale, se voi pensate che l'Italia sia un paese condannato alla propria eccezionalità, alla propria specialità, al fatto che c'è problemi che nessun altro ha e che non può aspirare ad essere normale, votate no. Prego i componenti della consulta presenti in sala di fermarsi due minuti. Il tempo di salutare il professore e con voi devo dire una cosa.